E ci siamo, Varano dei Melegari, 24-25 aprile 2021, prima tappa dell'anno. Francesco Greco, Raffaele Lanza, per commentare un po' quello che è accaduto, potente, veloce e leggenda quest'oggi a Varano. Quindi tutti insieme, la leggenda, non con la leggenda in questa occasione, ma visti i numeri, abbiamo deciso, e la disponibilità soprattutto del motoclub organizzatore, di spostare la leggenda appunto insieme alla potente e alla veloce. Quindi una bella griglia, Francesco, quest'oggi. Assolutamente sì, è bellissimo anche lo spostamento per questioni appunto di spazio e di numeri. Benvenuti a tutti e dai che ci godiamo sicuramente una gran gara dei trofei Motoestate e di questo autodromo che ormai è considerata Ormai come dico, casa per noi, è no? la nostra Abbiamo seconda casa, esatto. seconda Abbiamo casa, appunto, abbiamo sviluppato un bellissimo rapporto, sì. d'altronde l'autodromo, Poi c'è il nostro l'organizzazione, spazietto c'è tutto riservato, riservato. La collinetta, che ormai è la uno famosa spazio collinetta. BDB, tanto di premiazione del 2020, il sabato sera, proprio in occasione della prova di Varano, finalmente siamo riusciti a consegnare i premi, no? Premi Sì. che purtroppo per vari motivi, come abbiamo detto già poc'anzi, in occasione della leggera, il problema di fondo di queste zone rosse, di tutta questa problematica legata al Covid, ci ha impedito di procedere alla premiazione. L'abbiamo fatto appunto sabato sera, aperitivo rinforzato, grazie a Massimiliano Porta, al Lo motoclub vogliamo Saponettari, ricordare, quindi ci siamo certo. divertiti anche questa volta, battute, risate e quant'altro, ed eccoci pronti ora alla partenza di questa gara della potente, veloce e leggenda. Buonasera a tutti, siamo alla battaglia dei bicilindrici a Varano il 24 aprile, adesso andiamo a cercare Zerbo, venite. C'è l'intervistina, eccoci qua. Allora, beh, prima di... Dunque, innanzitutto buon compleanno, Grazie, sei grazie. qua alla battaglia dei bicilindrici e anche alla Sì, 600 Open certo. del MES. Che cosa ci vuoi raccontare oggi, com'è andata? E è sempre un piacere averti in mezzo agli appassionati. Certo, quello è sempre un piacere conoscere diciamo le persone che mi conoscono da Tutti 20 anni, vedono. 30 anni. E niente, con la moto era proprio nuova, zecca, la moto abbiamo sistemata, abbiamo Vogliamo sistemato. ricordare Sebastiano corre con una RS660 che gli fornisce Gabbro Racing Team, Sì, e niente, abbiamo sistemato e domani speriamo di fare meglio in gara. Guarda, io ti lascio festeggiare, è veramente un onore averti con noi, a noi appassionati, c'è cioè un idolo come te che ci svernicia e qualcosa penso di oltre. Ti ringraziamo e buon continuo e buon compleanno ancora. Grazie a tutti. Ciao ciao. Eccoci, Samuele De Marco, un bellissimo tempo con la sua 959 Panigale, finalmente ci siamo, finalmente ci vediamo. Il Saponettaro, anche lui, molto veloce, perché hai fatto? Ho fatto 1:11:06 oggi. Che è un ottimo tempo, devo dire, sei contento, immagino. Sono molto contento. Non te Sinceramente non me l'aspettavi, l'aspettavo. bene, sentiamo il papà che dice. Io sono contentissimo, io ci ho messo l'anima per aiutarlo e siamo davvero contenti. Siamo contenti e ci stiamo divertendo tantissimo. L'importante è questo, noi siamo molto contenti di avervi qua perché siete ormai delle persone vicine a noi, oltre ad essere appunto saponettari, come dico io. Tra poco mangiamo pure qualcosettina e speriamo che state bene, che vi divertite, che domani gli diamo il gas un po' tutti insieme e a posto così. Grazie. Grazie a voi, grazie davvero. Eccoci, dal mito sostenitore vero della battaglia dei bicilindrici, il caro che è già all'opera, come potete vedere, che viene dalla Sardegna, lo ricordiamo tutte le volte, il mitico Max Porta, Mauris Garage Team, che ridi, che ci vuoi dire, che cosa ci vuoi raccontare? E io dico subito con preambolo, ho visto un po' il sedere oggi dentro in pista, eh? Scusate. Non c'è problema. Mi sto divertendo. Bene. I tempi cominciano a scendere al rivale, quindi la moto è sempre quella dello sforzo del BRTT. Niente. È un piacere essere qua nuovamente perché mi mancava. Non lo Da so, ottobre che vedo. non utilizzavo la moto, con tante difficoltà, zona rossa e via discorrendo,
1000 autorizzazioni siamo riusciti comunque a tamponati. Vogliamo siamo ricordare riusciti... c'è dalla Sardegna, traghetto, sì. Doppio tampone triplo e Santa Maurizio, tra l'altro tutta la Sardegna mi dicevi che vi sta praticamente guardando. Ci stanno guardando, ci stanno supportando, ci stanno bellissimo. Ci stanno dando una bella mano. Siamo seguitissimi, ma non solo noi, un po' tutto il trofeo. Io ho gestito anche una pagina su Facebook Monster e da lì ugualmente è seguitissima. Bene. Ci sono dei ragazzi di Perugia, un bel gruppone, lo stesso, che mi stanno anche supportando, ti dico la verità, finanziariamente. Max, io te lo dico, tu sei un pilastro portante della battaglia del bici indice ormai dal 2019. Grazie. Assolutamente. Grazie. Famosissimo per la tua simpatia, disponibilità, sempre presente, sempre, e che comincia anche a dargli un po' di gas, come si suol dire. Sì. Ti ringrazio, l'intervista lo dai, andate, andate, noi continuiamo qua perché appunto dai il gas domani. Full. Ciao. Marco Dall'Aglio, sempre qua, sempre a Varano, terreno di caccia, collinetta, la scritta l'hai rinfrescata? No. Lo diciamo su chi lo deve fare, Delmo? No, devo fare mia moglie. Si scherza ovviamente, con il mitico Marco che ci racconta questa sua pull mancata per colpa mia e concessa, regalata a Vocaturex, che si sta vantando, ora ci andiamo. Ah, va bene così. Col tuo mezzo stratosferico nuovo. Sì, adesso una salve. E adesso è stata un po' una crociata, perché è stata fatta, diciamo, è stata messa in moto una settimana fa. E l'abbiamo provata qua a qualche giro e ha avuto dei problemi subito con il circuito di raffreddamento, smontato ovviamente dalla Rursi, e quindi come conoscendolo ha fatto le notti, e l'abbiamo messo in moto stamattina. E non devo essere che contento, perché per merito di Carlo Venati è riuscito a metterla in moto con la centralina, che non si riusciva. C'era un problema. C'erano dei problemi. Basta risolvere. Esatto, li ha risolti e non credevo di il primo turno di riuscire già così a cannone a girare così, anche perché la ciclistica non l'abbiamo messa a posto, le sospensioni non le abbiamo provate, quindi direi che con due turni di prove libere sei subito al top. Fare il 10 non è, no, beh, io direi che c'è ancora da lavorare. Una moto come questa qua ho già sentito che la potenzialità, se riusciamo a lavorare, questa qua gira in 8 sicuro. Sì, perché veniva fuori dalle curve, non poterci dare gas, perché si proprio sembra un cavallo. Si bizzarrisce. Anzi, non un cavallo, sembra un toro. Un toro. Vedi i calli. Immagino. bei galloni. Poi non c'è elettronica, quindi. E abbiamo scelto così perché così togli subito i difetti. Capisci subito i difetti, la metti a posto per quello che riesci, che il corpo ti riesce a far a dare. E poi se con Carlo abbiamo il tempo, metteremo quello che c'è da mettere, per renderla ancora di più. Per noi è sempre un piacere avere Marco Dall'Aglio con noi, sperando che, ti chiedo scusa di nuovo per oggi, che ero piantato a Centro Urba, però è piacere perché comunque si diverte, e sì, questo è l'aspetto fondamentale. Sì, anche perché non è una moto nata, hai capito? È comunque un prototipo. Esatto, non è un Ducati, non è un Kawasaki, non è una moto fatta, è nata da ingegneri, è nata da un fabbro di 75 anni. Grandissimo Moretti. È nata da un motorista di 75 anni, io quest'anno faccio 60, mi sono fatto la maglietta. Sì, vediamo. Vintage 210. E le lettere del nostro del team, no? Sì, Moretti, Dall'Aglio, Bursi. Bellissimo, complimenti. E visto che io sono un portacolori, hai visto il casco. Mo se spoglia. Lega Italiana Fibrocicistica, esatto, sì, ho letto tutto. Io ti seguo sui social, ho visto che ti hanno fatto il casco, bellissimo. Esatto, il casco che ho io. È una bella cosa questa, perché comunque soprattutto mio amico di Ligure, di Ospedaletti, dove andremo a fare la rievocazione a settembre. E sono da 10 anni che ho il logo. Quest'anno mi ha voluto fare il casco, perché poi a fine dell'anno la mettiamo all'asta. Bello. Allora salutiamo questo tuo grandissimo amico. Si chiama Luca Terremoto. Lo salutiamo. Terremoto ci piace, a noi ricorda un po' la battaglia. Esatto. Ed è un ragazzo fantastico. Quando arrivo a Ospedaletti mi ha detto che volevo propormi di farmi diventare sindaco. Beh, però non è
male. Io ho accettato anche se fai la rievocazione ogni settimana. A parte quello. La metti ogni settimana. Però per andare a abitare là ci andrei volentieri. Bene, bene, si sta benissimo là, è vero. Marco, ti ringrazio veramente tanto, è sempre un piacere averti qua. Grazie ancora. Ciao. Buona serata. Ciao. Ecco qua, Pullman. Vocaturex pare che sei Pullman per colpa mia, lo sai? Perché? Perché da là gli ho detto che mi sono piantato, l'ho inchiodato e gli sei scappato. Un secondo e quattro. Quanti schiaffi prendi, tu non te ne rendi neanche conto. Nella vita... Dai, sto scherzando. Si prendono e si danno. Il grandissimo Vocaturex ha girato in 1, 9 e 2. Quella intagliata del 2018. Tanta soddisfazione? La moto va bene, la moto ragazzi. La Panigale V2 penso che sia la moto, una moto eccezionale. Boh. Effettivamente io non ho così. Parole, questa moto chiunque la vede in pista dice che è un missile. Bene. Eppure è originale. E che stai facendo là dietro? Allora, puoi cortesemente far vedere Vocaturi cosa deve fare? Vuole cercare di competere con Massimiliano Porta per togliergli... No, io non devo competere con nessuno, perché questo qua ha fatto la spesa e mi ha dato la roba, e mi ha detto prepara, guarda, c'è... Mi devo mettere a cucinare! Scusa, mi hai detto che portavi la griglia quell'altra? Ma io sono pilota! Ti scrivo, l'hai portata la griglia? Fuoco, guarda dai, qua! Vabbè. Sembra che stiamo facendo la prova del cuoco! Io sono pilota! Sei contento di aver fatto questo bel tempo comunque? Certo, certo. Che non avevi mai visto lo, il 9 no, basso? No, non l'ho mai fatto. Beh, noi ti facciamo vedere. Dobbiamo fare 8, però. Oh. Però pretendiamo sempre tanto. Sempre di più. Però mi stavo già uccidendo così. Mi stavi lanciando. No, devo essere sincero. Guarda che Marco però ha detto che io gli ho fatto scappare. Ha detto guarda che c'ha di più. Vabbè, ma ragazzi, ti divertite domani! Maledetti! Ma io sono qua per divertirmi, mica per andare a casa con la coppetta! È vero! Le coppe, guardate quale coppe indossano! Esatto, quella è la coppa, è vero! Ma Pino, sei grande! Oh, carissimo, tante belle cose! Ciao, ciao! Grande Vocaturex! Di nuovo qui, dal silenziosissimo mondo elettrico, abbiamo Luca Bassetto, nostro partner FM Hub, lo vogliamo sempre ricordare, che ci aiuta con il discorso dei trofei, delle coppe e premiazioni. Ma stai là vicino al cartellone? No, ma è qua, non c'è problema. Mi piace più il... Sì. Vuoi, che facciamo? Tagliamo? Come ricomincio? No, io mi parto, scusami. Mannaggia, c'era quell'intro stupenda! Vai, bellissimo. Eccoci qua nel mondo silenzioso dell'energia elettrica. Si scherza, ovviamente qua abbiamo FM Hub Luca Bassetto che ci supporta sempre come può, sempre per il discorso anche delle premiazioni. È qua col suo 959. Com'è andata? Ma è andata intanto tanto divertimento. Poi qualche problema meccanico ha impedito di migliorare nel secondo turno, però insomma ci accontentiamo, ci rifacciamo sicuramente domani. Chi c'hai davanti? Il solito Vernarelli che è la mia lepre. Nosso duro, che problema? Problemi al cambio? Problemi al cambio, ma risolvibili, nel senso che sono cose che risolviamo, però purtroppo quando capitano in sessioni prove ufficiali, niente, è andata via la seconda di prove ufficiali, ci rifacciamo alla prossima in gara, quindi la lepre partirà avanti, ma gli morderemo il sedere, come si dice a Vernarelli, e ci rifacciamo in gara. È sempre un onore avere anche partner che sono coinvolti nell'organizzazione e poi vengono qua e si vengono anche un po' a divertire. No? Anche, bella, se, anche se anche col rumore ci divertiamo uguale. Lo so, che prima che andiamo verso qua, poi faremo la Battle of the Bat un giorno, chissà. Sì, la faremo prima o poi, sì, visto che noi appassionati poi le due ruote ci piacciono in tutte le loro salse, diciamo così, quindi rumorose e non rumorose, anche l'elettrico ci appassiona, quindi da provare, indubbiamente da provare, la metteremo a breve nel nostro, la scheduliamo nel calendario. Grazie Luca e domani dagli il gas. Vai, ciao, ciao a tutti. Alessandro Nostini, sempre qua presente con noi, fisso saponettaro, iscritto alla battaglia bici 2021 con la sua bellissima NCR, come è andata oggi? Beh, oggi è stato un po' faticoso, l'inverno con il lockdown non ha permesso di andare in piscina e palestre così, non mi sono impegnato per strada o a casa. Però il tuo 13 te lo stai portando a casa intanto, sì, di basso. Sì, però alla fine del secondo turno ero veramente sfratto. A pezzi, sì. Distrutto, sì. Purtroppo succede domani. Questo quando ci si sta fermi... Inverno e con questi lockdown, con questo Covid, eccetera, purtroppo siamo
costretti a stare più seduti, più sedentari, più, no? Quindi sì, invece sì. No, bisogna tornare ad allenarsi, sì. Venite in moto, ci sono bellissime moto. E l'ambiente soprattutto com'è? Beh, l'ambiente è sempre molto familiare, ci troviamo bene fra di noi, molto amichevole, diciamo. È quello giusto. È quello giusto per riuscire a passare un weekend in tranquillità. Anche per fare gli step necessari per migliorare. Io dico sempre, sì, che c'è anche, gente che va forte. Certo, sì, sì, c'è gente che va forte, sì, sì. Cioè, esatto, quindi con sì. Noi ambiente giusto, eccetera, consigli cose, sai, mi serve quello, oppure in pista ti aggancia qualcuno, non è che ti manda a quel paese, ti fa vedere, no? Infatti, poi gara dopo gara, magari una volta segui uno, una volta segui l'altro, un po' dopo cresci e pian piano dopo arrivi un po' lì davanti, insomma, ci si diverte, dai. È il bello della BDB, ma non solo, anche dei trofei motestate, che ringraziamo sempre Filippo Del Monte per concederci la collinetta, la bella vista di Varano, dell'autodromo di Varano sulla sera. E da Cegas domani, che abbiamo sta gara. Domani ci divertiamo. E noi siamo qua, adesso ci facciamo un aperitivino, tutti forse, distanziati. Forse non si può. No, distanziati. Distanziati. Distanziati, distanziati. No, non si può, allora la tagli questa. Dai, secca. Questa la tagliamo. Comunque, c'è la premiazione 2020, che tu okay. Sei premiato, quindi okay. Vieni a ritirare il tuo premio. Ok, ci ciao, dopo, ciao. Allora. Ciao, ciao. Ciao a tutti. E ci siamo, griglia che si va ricomponendo per quanto riguarda questa partenza della BDB, potente, veloce e leggenda. Francesco, una gran bella griglia, soprattutto già nelle prove di ieri abbiamo visto che c'è stata grande schermaglia alla pole e nelle mani di Giuseppe Vocature, numero grande 65. Grande Vocature, ex Poleman. 1.09.270 per Vocature, ex su Ducati e BRT, potente per lui, potente anche quella del pilota che è andato un po' a disturbarlo ieri. Parliamo di Marco Dallaglio, che ha fatto Moretti, il cambio di categoria quest'anno. 1998, campione uscente, no? Della leggenda, Marco quest'anno Dalo ha deciso di spostarsi nella potente, quindi qui ne vedremo delle belle. Terza sì. Posizione per Samuele De Marco, numero 55, no. Il giovanissimo Samuele, 1.11.5.6.7.4. Quindi gran tempo anche per lui. Apre la seconda fila Piero Roma, numero 31, scusate. Quindi Andrea Mardega, numero 63, due categoria leggenda. Terza posizione in seconda fila e quindi sesta posizione assoluta per un'altra leggenda. Parliamo di quella di Sebastiano Zerbo, numero 81. Zerbo, ricordiamo, si presenta con un mezzo ben particolare questo a Genoa, Francesco, con un'Aprilia del sì. Team Gabbro Racing sì, Team, sì, quindi prima gara della Racing, prima gara ufficiale per questa motocicletta nuova di produzione, insomma, no? Quindi grande attesa per quanto riguarda le RS. Prestazioni, esatto. Ci divertiremo sicuramente. Zerbo già in occasione delle qualifiche ci ha fatto divertire. Apre la terza fila Alessandro Nostini per il bolognese. La Millona 1.13.340 per lui, quindi Vernarelli, Motoclub Saponettari 1.27 in corona veloce e quindi un altro giovanissimo Fabio Fabris, Aprilia numero 15, 1.14.926. Quarta fila Nicolas Rovelli numero 821, anche qui potente, parliamo di un giovane. Ezio Rosbock numero 3, leggenda in undicesima piazza e quindi in dodicesima posizione. Luca Bassetto numero 7 per lui, 1.16.053 per il romano, veloce la categoria che ha scelto quest'anno. Quinta fila la apre Leonardo Piergiovanni numero 664, quindi Francesco Greco numero 100, una grande Guzzi. 100 d'altronde come l'anniversario, no? Del, è vero, dei 100 anni. Abbiamo deciso di cambiare il numero con Gianluca per questa occasione di questo centenario della Moto Guzzi. Che meritava, vediamo, assolutamente. Vediamo. Anche le colorazioni avremo modo di verificare sì, come sì, siano sì, proprio si in tono con la 8 cilindri che fu. Chiude lo schieramento Massimiliano Porta, il numero 69, il sardo 1.21.641, leggenda, diciamo decisamente in crescita il sardo durante questo weekend. Ha fatto vedere che il miglioramento c'è e c'è per tutti, lo diciamo sempre. Quindi gara dopo gara sta assolutamente sì. Tirando si fuori migliora le e si migliora sempre. E quindi ci siamo tutti pronti e ci avviamo alla partenza. Eccoli che tornano dal giro del warm up, quindi nuovamente prendono posizione sulla griglia. Dicevamo duello in vista, Francesco, sicuramente, no? Fra Vocaturex e Dalo. Assolutamente, ma anche Piero Roma ci sarà sicuramente far divertire. Il Saponettaro sta guidando la moto di Dallaglio dello scorso anno, no? Della leggenda. Già, la moto che ha vinto, sempre un Moretti, quindi Dalo ha cambiato categoria, ecco, ha cambiato cilindrata. Ecco il Vocaturex che arriva. 65, è rimasto fedele alla telaistica di Moretti.
Giuseppe. Dalo, tutto pronto, bandiera verde, Ivan Cerbino, eccolo lì, che sbandiera, tutto a posto, semaforo, partiti in questo momento. Guardalo lì, Dalo subito, Di Dall'Aglio, assolutamente efficace, subito quindi in testa a Dalo, in seconda posizione Vocaturex e quindi Piero Roma, gruppetto alle loro spalle e on board da Francesco Greco, la Guzzi numero 100 in questo momento, attenzione che viene attaccato subito Greco, e chi è questo che è passato? Massimiliano Porta, quindi un duello che si apre subito, staccatona in questo momento nel tentativo, chiude la porta Max Porta e qui siamo sull'onboard di Sebastiano Zerbo, doppio sorpasso, bellissimo, qui sarà veramente che tutto rosa, da vedere, il numero 81, d'altronde sappiamo l'esperienza che ha Sebastiano Zerbo, sappiamo poi come abbiamo lavorato con il Gabbro Resentino, piccola scolata da parte di Dalo. Sì, stava perdendo il posteriore, il gas glielo stanno dando, vediamo tanto... Zerbo inesorabile come si tira subito avanti per non perdere il trenino iniziale. Questa è una moto che hanno preso a novembre, quindi non c'è un pezzo racing, non c'è niente, l'hanno dovuta costruire da zero, e quindi grande lavoro. Bassetto che è rimasto un po' attardato forse nelle operazioni di partenza, nella sua partenza. Non è stato velocissimo, però sta riprendendo bel passaggio. Ha fatto un pelo a Pier Giovanni da paura, mamma mia. Evidentemente vuole andare a riprendere quello che è suo, ricordiamo Bassetto partiva dalla 12ª posizione, in questo momento... Si trova Pier Giovanni, Leonardo Pier Giovanni davanti, non ha avuto remore a sorpassarlo, ancora invece il duello nelle retrovie, Porta Greco. Guarda come mi seva, porca miseria, io avevo avuto un po' di problemini al cambio, dici, ancora con sto cambio, vediamo intanto... T'ha un po' flagellato la vita, guarda sto che cambio, non è la prima mamma mia, prova. Dall'Aglio come sfrutta questo suo 11.98 col telaio Moretti, fa paura, E come qui poi sfrutta. Gioca in casa decisamente... Marco Dall'Aglio a Varano è il padrone di casa, però non molla Vocatura, ex guarda sta lì dietro. Sì, gliela fa sentire la presenza, come si vuol dire, però certo, due moto completamente diverse, anche forse come cavalleria sicuramente la panigale sarà leggermente più potente. Vediamo anche l'onboard di Samuele che ha una guida bellissima, devo dire, dietro Piero Roma mi sembra, guidano molto bene, molto belli, fluidi. Piero anche con questa S3 strabiliante. Gran motore, gran telaio, d'altronde come ti ricordavi poc'anzi, si tratta della moto che ha vinto con Dalo il campionato 2020 per quanto riguarda la leggenda. Piero Roma, vincitore della leggera, si sta confermando come pilota velocissimo. Sì. Hanno subito dato qualche secondo. Ecco il gruppetto inseguitore che lo chiude Nostini, anche lui con una bellissima NCR Millona. Che ogni anno ci fa, è leggermente attardato dal gruppetto inseguitore, però penso secondo me un po' il ritmo migliore Nostini. Sì, strano perché cioè, ma magari è rimasto, lo sappiamo, la gara pilota veloce, no? Pilota veloce Nostini, per cui in questo momento alle prese con Vernarelli c'è la Fabris con l'Aprilia, Rovelli, Rosbock e Bassetto. Per quanto riguarda Fabris, ricordiamo Aprilia per lui nella categoria veloce, Thomas Rovelli una potente, bellissimi da vedere comunque. Vediamo un po' che ci ripropongono. Un super slomo di Dalo e Vocaturex, molto bello. Aggressivo Vocaturex. Sì, aggressivo, con la panigale bella incavolata. L'alfiere del team GMS evidentemente. E l'altra Moretti, eccola qua, di Piero Roma con Samuele dietro, altri due saponettari per noi, con Mardegan che insegue, se ha le calcagne a Bike Therapy, e Zerbo. Bello, super slomo, bellissimo. Ecco Nostini che ha ripreso però, attenzione perché sembrava prima che fosse più lontano. No, ma questo potrebbe essere uno slomo precedente, non è dice detto nel che nel punto precedente. Bernarelli dietro con la guida molto stilosa, ecco qua. Fabris, che vogliamo ricordare, Fabio Fabris è un rookies, primo anno di gare con la sua Aprilia RSV1000, saponettaro anche lui, bella staccata. La Villata Racing per lui è il primo anno. Ferro di cavallo, ha visto traiettorie diverse tra Vocaturex e Dalo. Loro due hanno preso completamente il via, i quattro alla rincorsa, Roma De Marco, Mardegan e Zerbo. Bellissime queste immagini dal drone. Nostini, Vernarelli, molto belle. Abbiamo già avuto modo di apprezzarle con l'altra categoria, ma anche qui veramente è bello vederli. E comunque comincia pazzesco a sgranarsi. Come Dall'Aglio riesce a non far trovare... Intanto vediamo qua... Comunque Samuele c'è De Marco, c'è Samuele che cerca di attaccare Roma con la sua 959, vedi, un pochino lunghetto.
dicevo, un po' di esperienza, certo, manca ancora a Samuele. Piano Roma fa strada. Dicevo, è impressionante come Dall'Aglio ha il suo canale binario sulla pista, cioè non lascia veramente spazio a intendere per far passare. Credo che a Varano lui veramente non conosca ogni millimetro. Ecco. Intanto ancora il duello, vediamo sì, se è rimasto acceso per un po'. Eccolo la Guzzi, dire, Guzzi numero 100, guardiamo un po' con i colori della Guzzi 8 cilindri che ha fatto storia letteralmente. Intanto torniamo nei quattro inseguitori del duello di testa, appunto Roma, De Marco, Mardegan e Zerbo. Zerbo, attenzione, perché risale la china mano a mano, decisamente efficace il pilota catanese, che ricordiamo il 24 aprile ha festeggiato gli anni. Intanto inquadratura per Mardegan, BTT 2V del Bike Therapy. Vediamo qua, vedi, non lascia proprio, nonostante la superpotenza esuberante del Panigale, che comunque, ripeto, sta... Ah, intanto vediamo qua chi c'è. Ezio e Luca Bassetto, vedi? Che sono, che girano insieme, quindi si stanno divertendo, perché comunque Ezio c'ha un bel passetto anche lui. Assolutamente. Ricordiamo, Ezio Rosbock Team, la moto l'ha fatta lui letteralmente, sì, sì, l'SR 744, e la porta anche in pista, ogni tanto si diverte. Ecco qua il gruppettino inseguitore. Inseguitori, sì, direttamente alle spalle dei primi. Mardegan con ecco la sbacchettata dal posteriore per Mardegan, mantiene comunque la posizione, anche se c'è Zerbo pronto ad intervenire in qualsiasi Zerbo momento. Zerbo in agguato. Ah, vediamo, ecco qua il super slomo con queste bellissime immagini di Samuele De Marco e Piero Roma, entrambi saponettari, lo ricordiamo, seguiti da Mardegan numero 63 e Sebastiano Zerbo che è in agguato. Beltradina 4, eh sì, ha fatto un gran recupero Sebastiano Zerbo, d'altronde ha dimostrato da sempre di essere un osso duro, ancora una volta si sta muovendo alla grande anche qui, appunto a Varano. Ancora invece tornano le immagini sui primi due della classe, Marco Dall'Aglio on board per lui, non c'è nessuno chiaramente per quanto riguarda la visuale, non siamo ancora in fase di doppiaggio, siamo a poco più di metà gara, 11 giri a disposizione dei nostri, 11 giri, 6 dei quali appunto Marco Dall'Aglio ha deciso di portarti subito al comando. Pino quindi... sembra che ha un attimo lasciato il tiro, vediamo qua Fabio Fabris su Bernarelli. E questo è un rookie che attacca invece uno dei baroni, diciamo, no? Il famoso barone che è appunto Vernamix, Francesco Bernarelli, il romano campione, se non sbaglio, del 2019, sì, e di una delle categorie della veloce, appunto della BDB. Quest'anno è tornato, l'anno scorso alterne fortune pure per lui. Vedendo, sono tutti campioni della BDB, e anche Massimiliano. Eccolo, è uno dei campioni della BDB dal punto di grande vista. Grande passione per lui. Ricordiamo che ogni volta si sbarca un viaggio non da poco dalla Sardegna, ma non ne molla uno. E oltretutto, poi, appunto, è sempre presente per quel che riguarda il momento conviviale, no? Assolutamente. Per quanto riguarda liquidi e solidi, per quello che possiamo gustare in occasione di ogni gara, in collaborazione col motoclub promotore del trofeo, appunto, i saponettari. E qui ancora una volta una splendida visione on board. Eccoli bello, lì. Bello. Traiettorie diverse, belle, bellissime queste inquadrature. Sì. Sfrutta ogni centimetro Marco Dall'Aglio, e c'è il tentativo di attacco, ma no, attenzione, però ci ha provato, si è fatto quasi un sembrava, po' sembrava, prima sì, la sì, sensazione sì, che aveva avuto era quasi che avesse un po' mollato la presa, sì, a poco, però si vede che stava studiando l'attacco. Vediamo Samuele dietro Piero, che Piero ha allungato un pochino, sì, allungato Piero Roma, Rosbock, Rosmoto Racing Team per tanti anni per quanto riguarda Piero Roma, quest'oggi invece si è presentato questa stagione 2021 con la Moretti, sì, ST3, e sta facendo vedere, bella, insomma, molto pilota veloce, sì, pulito, bello, veloce, sì, bene, sì, assolutamente. E Samuele De Marco, appunto, alle sue spalle di certo non molla d'attenzione, perché c'è anche la sagoma di Mardegan lì dietro, ancora quella di Zerbo, i quattro continuano a viaggiare, sì, molto molto vicini, Nostini, Fabris, Bernarelli, Rovelli, Bassetto e Rosbock ad inseguire in questo momento, quindi Greco, Pier Giovanni e Porta per quanto riguarda il resto dello schieramento di questa BDB leggenda potente e veloce. Credo che questa sia l'onboard di Zerbo, se non sbaglio, è vero? Sì, è l'onboard di Zerbo che si sta studiando Mardegan, sembra. Attenzione, vediamo che già c'è una fase di doppiaggio, infatti. Il momento diventa delicato, abbiamo visto come nella gara precedente, appunto, ecco, il francese Bian nella leggera, proprio in fase di doppiaggio, nonostante ha vinto la categoria di classe, ma sarebbe potuto arrivare anche secondo assoluto con la sua Patton, proprio in virtù di un doppiaggio ha dovuto rinunciare. Di Massimiliano Porta, voglio ricordare, prima hai detto
lo schieramento era, c'era un errore, perché purtroppo l'ultimo è il famigerato Greco col Guzzi. Però al di là di quello, comunque, veramente complimenti alle immagini del drone, perché danno un risalto. Sì. Non da poco, avete visto? Bello anche il paddock, eh? Sì. Finalmente torniamo a vedere un paddock pieno. Ricordiamo che in occasione di questa gara sono stati più di 220-225, credo, gli iscritti, ma gli iscritti presenti, non gli iscritti sulla carta. Quindi torniamo ad avere finalmente una manifestazione importante, e d'altronde il Motocapito Gale se lo merita. È stato grande lavoro e ci fa piacere aver partecipato anche noi, no? Aver dato il nostro contributo. Sta facendo la gara un po' in solitaria, è rimasto, si vede, un pochettino attardato dal gruppettino degli inseguitori, no? Di quello dove c'era Zerbo, Mardegan, De Marco e Roma, sì. Però rimane comunque, ecco, diciamo che sta viaggiando in questo momento praticamente in terza piazza. Ancora un attacco. Sì, ci ha provato lì alla S di rientro non del... Non ci sta. No. Pino non ci sta, d'altronde già abbiamo visto, no? In occasione delle qualifiche, primo turno gli era scappato di mano un però, po'. Però ripeto, dall'aio non lascia spazio, cioè... nonostante ecco, intanto vediamo un po' di Zerbo. Attenzione, c'è Zerbo, il passaggio su Mardegan, duello che è stato praticamente per tutta la gara. In questo momento sembra passato Zerbo, pare proprio che sia passato Nuccio Zerbo in questo momento, e quindi ha sopravanzato il rivale sulla BTT2 del Bike Therapy. Aprile RS6 60, che quindi si prepara a questo punto a andare ancora oltre, chissà cosa ci regalerà ancora Zerbo in questo momento. Appunto, ha avuto ragione di Mardegan, duello che, ripetiamo ancora una volta, comunque ha animato tutti i giri, quasi tutti i giri di questa gara potente, veloce e leggenda. Vediamo ancora qui i nostri, intanto Roma che cerca di guadagnare qualche metro, evidentemente vuole stare tranquillo, e qui ancora su Fabio Fabris che dovrebbe avere davanti a sé Nostini, non lo inquadra, evidentemente ha preso abbastanza tempo. Sì, è laggiù, è un po' più in fondo. Fabio Fabris che ha fatto quell'attacco su Vennarelli, niente male, comunque per un rookies, no? Eccolo qua, appunto, numero 15, la Villata Racing. Molto bella la sua Aprilia, curata, ben curata, e poi lui comunque veloce, cioè ripeto, la prima gara della un sua vita. Un esordiente, diciamo, come dire, di classe. Sì, assolutamente. Sicuramente nel corso dell'anno ci saprà regalare sorprese. Ecco i due, 81 contro 63, Zerbo contro Mardegan. Bellissime immagini. Guarda un po' come snella l'RS60, l'onore di averla portata per Luca con la sua 959, che si è divertito anche lui, pieghe da paura, cioè guarda la forcella come è caricata, come sta bello piegato. Ed eccolo Nostini, invece, dicevamo, del bolognese in col solitaria, con il suo nuovo casco marchiato Ducati Corse, bellissimo, bellissima guida anche per lui, Beh, anche Alessandro è un afficionato per quanto riguarda il bicilindri, che poi porta un pezzo storico veramente della Millona, che è una moto appunto, che ha fatto anche lei la storia un po' della delle classi bicilindriche. Palla di fuoco. Ci siamo, poche curve fuoco, ancora. Sì. Poche curve ancora. Evidentemente Pino sa che è il momento di attaccare. Marco Dall'Aglio, d'altronde l'hai detto più volte, che entra Zerbo su Marco, ancora. Attenzione, perché Zerbo sta bello carico, guarda come taglia tutto, approfitta di ogni traiettorie diverse, guarda il 959 come allunga maggior un po' potenza, rispetto alle certo, 60 chiaramente differenza di cavalleria non da poco, senza problemi, fase di doppiaggio. Vediamo qua se Zerbo riesce a essere efficace sulla e qui soltanto più guidato, dovrebbe un po' riuscire a riguadagnare, ci sono i rettilinei. Tanto diciamo dei doppiaggi, di forse qualche cosino ha perso in questa frangente. Beh, le fasi di doppiaggio lo diciamo sempre, intanto vediamo un bordo di passetto che non ha nessuno davanti, personalmente. Quindi pensavo che ci fosse. No, deve aver passato Ezio, Rovelli, no. Ezio che. No, Rovelli è avanti. Ezio hai ragione. Quindi in questo momento no, Luca Passetto ha avuto ragione di Ezio Rosbo, che d'altronde SR744. Sì. Magari ha pagato forse qualche cosina in termini di adesso potenza. Siamo all'ultimo giro, quindi la stanchezza si fa anche magari sentire, insomma ci sta. Volevo intanto vediamo Zerbo se riesce a guarda come si è attaccato, eccolo è entrato proprio ecco, è passato l'immagine di Samuele, è un bel sorpasso da esperienza dentro il ferro di cavallo, cioè comunque si è buttato dentro senza pensarci due volte. Guardalo lì, vittoria. Bella strettina lì, ogni metro utile, sì, tutto per lui, possibile della sua
grande gara di Zerbo, c'è un tentativo di reagire. No, ma ha staccato profondo Sebastiano, chiaramente. Beh, sulla staccata io penso che con Zerbo, su RS660. Però. Di strada ne devi far parecchia, perché parliamo di un pilota super esperto. Tutta esperienza per il nostro Samuele De Marco, che ha avuto l'onore di essere sorpassato da Zerbo. Da Zerbo, e soprattutto di poterlo studiare, perché qui si tratta veramente di andare a una fase di studio col siciliano. Con i professionisti. Numero 81, e quindi grande. Attenzione che è l'ultimo giro, eh. Vediamo ormai Dall'Aglio pennella il suo ultimo ferro di cavallo. E Pino ha perso un po' di metri. Quella è la fase di doppiaggi, un po' evidentemente ci ha privato dell'ultimo possibile spettacolo. Eccoli due. Avvocature, sì. Quanto gli piace il monoruota. Si è divertito Avvocature. Si è divertito. Se pinna così, nonostante sia secondo, è soddisfatto. Assolutamente, certo, magari un po' l'amarezza del fatto. Arrivano anche Pier Giovanni, da menzionare un grandissimo miglioramento per lui. Dopo un po' di apprendistato è riuscito a abbassare i suoi tempi. Anche lui, nel 2020 un po' a fasi alterne, comincia ad avere più costanza. Zero, ma Piero Roma c'è un problema. Piero Roma è incappato in una scivolata proprio nell'immagine. Adesso dovrebbero riportarcelo a breve. Non si sono viste perché Piero Roma mi sa che l'onboard non ce l'aveva, e infatti purtroppo non si è visto. Si vede che in quel punto dove è scivolato, credo sia scivolato dietro nella fase di l'ultimo tratto prima del ferro di cavallo. Vediamo che stanno sfilando tutti, ecco il Buzzone anche, Bernarelli e Rovelli. Quindi Ezio Rosberg in questo momento, Ezio. Dovrebbe essere lui. Ma Ezio deve aver avuto un problema perché ma Bassetto è dietro, quindi allora l'ha risuperato. Quindi ce l'ha fatta, quindi attenzione, perché alla fine Luca Bassetto ha pagato pegno alla SR744 e quindi è andato a chiudere in 11ª posizione assoluta, 12ª per Piero Roma. E quindi, per quanto riguarda, al di là della vittoria assoluta, eccolo Piero, vedi? Rallenta evidentemente, però è riuscito a riprendersi un'altra via della pista, e soprattutto gran gara per lui. È passato sotto il traguardo, che è importantissimo, ricordiamo, quando si cade comunque cercare di riprende la moto e passare sotto al traguardo, perché si prendono punti importanti. Si prendono punti, e soprattutto almeno si limita un po' l'amarezza. E così, con la vittoria assoluta di Dall'Aglio su Vocaturi per quanto riguarda la classifica di gara e le prime due posizioni della potente, terza piazza, attenzione al giovane Nicolas Rovelli che guadagna appunto la terza posizione, Leonardo Bergiovanni chiude in quarta. Per la leggenda, grande vittoria di Sebastiano Zerbo, prima vittoria in assoluto per quanto riguarda le Aprilia RS660, questo ci teniamo a ribadirlo. Mardegan BTT 2 valvole numero 60 alle sue spalle, e quindi il bolognese Nostini in terza posizione, Ezio Rosbock, Piero Roma in quinta, quindi come dicevamo, se un altro ha chiuso al meglio, o meglio limitando i danni, Piero Roma in quinta posizione, e quindi Massimiliano Porta che, attenzione, con la sua 69 sopravanza Francesco Greco in sella alla Guzzi numero 100. Per la veloce, Samuele De Marco, il numero 55, ha battagliato a lungo alle spalle dei primi della classe. Seconda piazza per il rookie Fabio Fabis, quindi Francesco Vernarelli, il barone, chiude in terza posizione. E Luca Bassetto va a chiudere la quarta piazza. A questo punto non possiamo che darci appuntamento per quanto riguarda la BDB a Cremona per fine maggio. Prossimo appuntamento per la BDB. Grazie a tutti, ciao. Battaglia dei bicilindrici, Fabio Fabris, la prima volta su questo percorso, sentiamo sensazioni dopo la gara. Allora, sensazioni è che sono sfinito, perché l'emozione c'è è tanta. Non subito, prima, nella partenza sembrava come fosse un videogioco, perché mai partecipato, puoi capire. E poi invece dopo i primi tre giri sono stati tosti, perché qui c'è gente che partecipa da una vita, sono dei gladiatori, e tra l'altro hanno anche poca delicatezza, no, in senso amichevole, però c'è da infilarsi, sì, no, è bello, è bello. Allora, è stato piacevole. Ti rivedremo presto allora. Volentieri, anche perché poi l'ambiente è perfetto, è fantastico. E poi comunque c'è da accelerare, qui la gente va veramente forte. Certo. Non pensavo. È anche un gran bel gruppo. Come se, però. È anche un gran bel gruppo, dai. Cavoli. No, ma bellissimo, mi piace. Bene, complimenti a voi, a presto. Grazie a te. A tutti.
Battaglia dei bicilindrici, Francesco Greco. A te la parola. Sono pettinato? Sì, abbastanza. Allora, bravo. Ho finito la gara riposato. Perché? Perché? Perché non sono andato un ca. No, abbiamo dei grossissimi problemi, un po' di gioventù progettuale, in verità è un controsenso perché la moto è moto Guzzi, 1200, ma abbiamo dei problemi a cambio che ci affliggono da un po' di tempo, ma non avendo mai tempo per provare, praticamente le nostre prove sono i campi di gara. E adesso sistemiamo tutto, per la prossima prometto di dare il gassone, proprio quello ignorante, e rifarmi su Max Porta, che mi è stato davanti e non sono riuscito a superarlo. Quindi mi sta mandando a quel paese. Per il resto, grandissimo divertimento, grandissimo paddock, grandissime moto estate, bellissimo tutto, è sempre un piacere stare qua. E poi ragazzi, cioè, se manca professionisti, qualcosa... professionismo, voglio ricordarlo, che da altre parti è scarseggiante, qua è a profusione. Professionismo del camera, professionismo tuo, professionismo dei trofei d'estate in generale, è tutto bello, pistata tra amici, però qua a gara, lo dico sempre. Massimiliano Porta, battaglia dei bicilindrici, non ho capito se voleva scappare, esimersi dall'intervista. No, non ho la mascherina. Ah, per quello, ma tanto siamo distanti, okay, tranquillo. Perfetto, perfetto. Vai. È andata bene, ho lasciato il presidente... dietro, c'è Valle Costre che cercava di tamponarmi. Anche adesso è dietro. Dietro però, dietro. Perché comunque la sfidina è questa qua. Niente, sono contento. Sono sceso di un ulteriore secondo. Ero tanti mesi fermo, quindi ritornare qua alle corse, ritrovare a voi, è bello, mi è mancato. Tu sei contento per la gara, noi siamo contenti di rivederti sempre, fa sempre grazie, piacere, grazie, grandissimo. Grazie a tutti, grazie a chi mi dà una mano a continuare questa avventura, perché per noi e per me non è facile, per niente è facile. Anche perché vieni da lontano, sì, per sì, cui... Sì. Quindi... Dai, alla prossima, grazie, grazie ciao. Mille, ciao, 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 grazie ciao. Ciao. Battaglia dei bicilindrici, Luca Bassetto, 20 anni la prima volta su questo circuito, la terza ultimamente, com'è andata? Bene, sì, un po' diverso il circuito da come li ricordavo, è passato tanto tempo, c'era una X un po' diversa, mi ricordo che passavamo sull'erba, adesso la curva è più regolare, molto più semplice, e ci siamo divertiti. Oggi è andata bene, è stata una lotta, un po' più di allenamento mi avrebbe consentito agli ultimi giri di stare un po' più avanti, invece ho perso qualche posizione alla fine, ma... qua l'importante è divertirsi e veniamo qua solo per quello. Anche perché siete un gran gruppo e sapete sì, farlo, sì, sì. È importante. Ci divertiamo per noi e per voi. Dal venerdì sera alla domenica mattina, è un divertimento continuo, è un bel gruppo, facciamo anche una bella grigliata il sabato sera, quindi sappiamo, alla fine... sappiamo. Alla fine movimentiamo l'ambiente del paddock, anche quello insomma è importante. Abbiamo avuto modo di condividere, poi, sappiamo. Il fatto anche per noi gentlemen poter avere, correre insieme a Zerbo, a gente insomma di un certo livello, è fa un onore, piacere, certo. E si migliora sempre, perché vedendo anche due o tre curve come interpretano loro la pista è tutto l'insegnamento. Certo, certo, certo. Vogliamo ritrovarti alla prossima gara. Grazie. Volentieri, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Come facciamo a non catturare le emozioni di Bocaturi Giuseppe, detto Pino? Io sono emozionato. Si vede? Sono emozionato. Funziona? Comunque, dai, bella gara, ci siamo divertiti con Marco. Molto. Ci siamo divertiti tanto. Io mi sono divertito. Speravo che le gomme di ieri tenessero, però... Non l'ho cambiato, ce l'avevo il posteriore nuovo, però ho detto, ho visto che era pulito, ho detto tiene. Evidentemente i cavalli sono tanti, hanno bisogno di gomma nuova, però mica Marco ragazzi guida da paura. Marco guida. Grazie. E poi Marco ha esperienza, perché un po'. Io non è che non ho esperienza, sono 10 anni che corro e ho detto, se lo passo prima mi fotte. Allora ho detto lo passo all'ultimo giro e i doppiati mi hanno rovinato. Però sarebbe stato difficile, non è che lo passo all'ultimo, ci provavo all'ultimo giro, perché se lo passavo al penultimo lui poi mi ripassava, perché è una carogna. Ho detto all'ultimo lo passo, poi io, così. Coinvolgente, è bello, che bella scena. È bello queste cose qua perché... Sì, noi ci divertiamo. Siamo qua chi per ha fatto il mondiale è rimasto uguale, quindi io penso che le persone... devono essere così prima di essere dei campioni in pista. Campioni per me, lo ribadisco e l'avrò detto miliardi di volte, paddock. È così. Sì, sì. Noi ieri abbiamo mangiato tutti quanti assieme. Io ieri ho fatto un piacere, non sapevo neanche che c'era. Blood, com'è che si chiama quello del mondiale lì? Bladley Smith, sì, ecco. Sì. Con Corti, che mi conosce che era alto così, mi è venuto a chiedere un piacere per una saldatura, l'ho mandato lì. L'inglese, o cos'è, inglese, australiano, non so, mi ha ringraziato non so quante volte.
quella è la classica sportività e personalità del non italiano, perché in Italia l'italiano è rosicone. Però con questo non ci divertiamo. Allora io chiederei dicendo una cosa, come farebbe qualcuno. Esatto. Con il cuore. Esatto. E... no, che odiosa! Guarda, mamma, lo spettacolo è l'onlus della fibrosicistica che porta per Liguria, terremoto, Luca. E sono il suo promoter. Bravo. Quest'anno mi ha fatto il casco che poi alla fine dell'anno lo metteranno all'asta. Ottimo. Grazie, grazie. Ciao.